Sono in pausa Gran Premio, tra in realtà una prova e l'altra, e quindi ho la possibilità finalmente di registrare un videino. Buongiorno e ben ritrovati qua su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, è gratuito, ripeto come sempre. Mi date una mano perché lo supportate e niente, iscrivetevi. Un dataminer ha trovato tracce del prossimo DLC di Cyberpunk all'interno della patch 1.2, rivelando, tra le altre, diverse descrizioni di missioni relative all'episodio 1. Quindi, d'ora in avanti, tutto quello che verrà leakato, o meglio, che io dirò che è stato leakato, lo chiamerò episodio 1. E di queste missioni sono attualmente contenuti inaccessibili. Quindi andiamo un attimino a vedere e a capire che cosa ha trovato questo modder, tra le altre, all'interno della patch 1.2. Alcuni di questi file provengono da un membro della comunità di modding, quindi che fa il modder per Cyberpunk 2077 e utilizza il nome di Romulus Isere o Romulus, che fa tra le altre data mining per hobby. E secondo un'intervista con Eurogamer, Romulus ha spiegato che prima della patch 1.2 i risultati di ricerca sono passati da episodio 0 in pratica a episodio 1 e sono passati da 5 file trovati a 220 dopo la patch 1.2. Si ritiene che questa rivelazione sia basata sul fatto che CDPR dovrebbe rilasciare la nuova DLC, ed era stato comunicato direttamente alla CDPR, dopo la patch 1.2. E in effetti sembra proprio così. Questi episodio 1 rivelano parecchie parecchie cose. A quanto pare sono apparentemente quasi tutte missioni secondarie, tra le altre alcune sono state proprio leakate completamente e non sono attualmente giocabili, quindi sicuramente andranno a implementare la DLC che dovrebbe uscire tra, in teoria, un mesettino a questa parte, almeno da quello che era stato detto da CDPR. Mentre alcune missioni hanno semplicemente un testo segnaposto, in questo caso un titolo, ok? Si può definire così. Altre vengono invece, il dataminer rivela che sono proprio fornite di descrizioni complete, come quella, per esempio, che si concentra su un nuovo personaggio di nome Anthony Anderson. Dovrebbero, tra le altre, il Romulus ha rivelato che ci sarà un nuovo rifugio, a quanto pare, che si chiamerà Newcomer 7 ed è situato in Pacifica, mentre ci sarà anche un nuovo fixer che assegnerà le missioni che si chiamerà Mr. Hands, una figura che in teoria dovrebbe essere rilasciata durante la DLC. Altre descrizioni delle missioni mostrate sono proprio missioni che ci vengono date dai fixer che normalmente noi riceviamo tramite email e hanno proprio delle missioni, per esempio una intitolata Wagner e si riferisce a un gruppo noto come Kurzmilitia. Quindi tutto ciò fa sì che Romulus abbia scoperto che attualmente, perlomeno, dopo la patch 1.2, siano, come ho detto in precedenza, state rivelate 220 missioni secondarie per proprio il nuovo DLC, nonché inoltre anche un nuovo finale e nuove missioni con Judy, quindi con la nostra piccolina Judy che se n'è andata da, in teoria, da questa bellissima città. Quindi, secondo Romulus, e in realtà dopo che è stato fatto il data mining, un po' secondo tutti, c'è una quantità significativa di dati che suggeriscono che la DLC sarà veramente enorme. Perché se ci pensiamo, 220 nuove missioni sono veramente, veramente, veramente tante. Non credo, secondo me, saranno così tante, ma per quanto riguarda sia Eurogamer sia Romulus, lo sono. Inoltre, non è chiaro se quando questi file, ovviamente episodio 1, verranno resi riproducibili o se verranno bloccati prima, ovviamente, che siano accessibili. Quindi ancora il data mining è in corso, ancora tutti i data miner stanno ricercando, da quando è uscita ovviamente l'intervista a Eurogamers, questi episodio 1. Attualmente però sappiate che a quanto pare la DLC sarà veramente, veramente sostanziosa.
dovrebbero esserci nuove missioni, dovrebbero esserci un nuovo fixer che ci dà le missioni, dovrebbe esserci un nuovo nemico che sarebbe la Kurs Militia. Vediamo un attimino che cosa realmente tirerà fuori, aspettando chiaramente la notizia ufficiale da CDPR, che spero dopo questo data mining arriverà al più presto possibile. Bene, io spero di esservi stato utile, aspettiamo con trepidanza le news vere e proprie, e nel frattempo attendiamoci a quello che i data miner e ovviamente i modder riescono a tirare fuori dall'attuale gioco. Con questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.